Un'Europa democratica di pace e progresso sociale. Degli scenari europei anche in vista delle prossime elezioni si è discusso nell'attivo organizzato dallo SPICI GL all'Università d'Annunzio a Pescara. La segretaria nazionale dello SPICI GL Tania Sacchetti e il saggista Walter Cerveda a Pescara hanno partecipato all'iniziativa. L'attivo dello SPICI GL è stato organizzato con la collaborazione di CGL Abruzzo e Molise e la FLC-CGL, che ha avuto come focus l'incontro tra generazioni per l'Europa del futuro. E l'Europa è un bivio, deve scegliere se provare a tornare ad essere la grande Europa sociale, l'Europa dei popoli, l'Europa dei diritti, l'Europa del welfare, quindi di un modello sociale che è stato esempio nel mondo, o se vuole tornare ad essere l'Europa che abbiamo un po' più visto negli ultimi 30 anni, con la parentesi, tranne la parentesi della pandemia, cioè l'Europa dell'austerità e dei bilanci. È un'Europa nella quale purtroppo stanno dominando le scelte di guerra e di riarmo rispetto invece alla scelta della pace. È un allontanamento dovuto alla non vicinanza ai problemi delle persone. La presentazione del libro di Walter Cerveda, Scoprire l'Europa, è stata un'occasione per approfondire i temi di grande attualità e parlare dei principi che ispirarono la nascita dell'Unione Europea ed ipotesi su come dovrebbe trasformarsi nel prossimo futuro. L'Europa è uno scudo di protezione per un paese come l'Italia, che da 30 anni non cresce, con un PIL allo 0, qualcosa, con una produttività bassissima, con un'occupazione che non riesce a essere corrispondente alle competenze e ai bisogni dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze di questo tempo, che hanno bisogno molto spesso di andare all'estero a cercare occupazione, con un problema che ha un debito del 140% e che non costruisce più ricchezza, ma redistribuisce a debito la ricchezza che c'è. Le uniche risorse di in più che l'Italia ha per gli investimenti vengono dall'Europa. Spegnendo il rubinetto con l'Europa, l'Italia sarebbe in un disastro economico inimmaginabile. Nell'incontro moderato da Antonio Iovito, segretario SPI Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri, segretario generale CGL Abruzzo e Molise, ha spiegato cosa l'Europa può fare per la nostra regione. Ma oggi l'Europa può fare tantissimo. Pensiamo che noi abbiamo un bilancio regionale totalmente ingessato, anche il bilancio nazionale è ingessato, non ci sono molti spazi. Invece abbiamo tanti fondi europei, da partire dal PNR ovviamente, ma anche tutti i fondi di sviluppo e coesione, il Fondo Sociale Europeo. Ecco, se noi riusciamo a spendere bene questi soldi, ad investirli in maniera efficace, questo è l'unico modo per poter, sviluppare, fare politiche di sviluppo efficace nella nostra regione.